È arrivata puntuale la maxi stangata da parte del Tribunale Federale Nazionale. La Regina Calcio è stata punita con 12 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione per il deferimento di qualche settimana fa. Inoltre sono stati comminati al club amaranto 20.000 euro d'ammenda e ben 13 mesi di inibizione al presidente del club Pasquale Foti. Con questa maxi penalizzazione la Regina viene matematicamente retrocessa in Serie D, scendendo da 22 a 10 punti in classifica a 4 giornate dal termine. Il Tribunale ha inoltre inflitto 8 punti di penalizzazione ed un'ammenda di 10.000 euro al Novara, sanzionando con 15 mesi di inibizione il presidente delle CDA e legale rappresentante pro tempore della società Massimo De Salvo e con 3 mesi di inibizione il presidente del collegio sindacale Alberto Gatti. Le due società erano state deferite a seguito di segnalazione della Covisoc per alcune irregolarità amministrative. Nel girone A quindi la nuova capolista solitaria diventa il Bassano, con il Novara che scende così a 59 punti. Nel girone C la Regina, già fanalino di coda, va a 10 punti, inevitabilmente retrocessa nei dilettanti. La sentenza del Tribunale Federale Nazionale che ha colpito pesantemente la Regina è naturalmente di primo grado. Toccherà ora alla Corte Federale d'Appello decidere sul ricorso amaranto contro la sentenza. L'incognita è quella dei tempi, che potrebbero allungarsi ben oltre il termine del campionato. Si prospettano quindi settimane molto calde e campionati da scrivere a tavolino da parte di quelle che rimane della giustizia sportiva italiana.